Lei quindi era a letto, signor Steinhaus, al momento del rogo? Le 9:30 me l'ha letto. Ha sentito le fiamme, no, qualcosa? No, ho sentito solo il rumore. E mia moglie mi ha detto, ma ho detto, grazie, saranno delle pulitrici, quelli che puliscono le strade. Invece poi non erano poi pulitrici, ma era a fuoco. L'una e un quarto, l'una e mezza, mi sono andato in bagno. C'era mio genero che si era appena coricato anche lui. Ha detto sì, hanno messo fuoco alle macchine. Qui stamattina 2:06 al lavoro. La vostra auto non è stata toccata? La mia me l'hanno rubata. Già da tempo? 2006, fuori strada nuovo. E stia tranquillo che io, se non ho un garage protetto, macchina non ne comprerò mai più. Al Poeto può esserci un problema legato alla sicurezza, signor Steinhaus, visto anche l'incendio? C'è poco movimento di polizia e carabinieri. Passano dritti, se ne sbattono le scatole. Chi si è visto, si è visto. Non è che c'è un controllo. Controllo non ce n'è. C'è qualche danno, comunque, lo vediamo anche alla palazzina legato appunto all'incendio. Ma questo, quando hanno rifatto la palazzina, questo cornicione non l'hanno ripristinato, niente. È rimasto così perché non so chi ha fatto il contratto, perché quando si fa una palazzina si fa anche tutti i cornicioni. Al mio paese è questo. Voi comunque per questo rogo avete avuto un po' di paura anche nel vedere comunque le automobili adesso incenerite? Nel caldo e nel freddo, proprio nel caldo e nel freddo. L'importante è che non ci siano vittime o feriti o roba del genere. Nell'altro proprio poco male. Grazie. Di niente. E vediamole appunto queste automobili totalmente incenerite. L'incendio è avvenuto nel cuore della notte, siamo al centro praticamente del Poeto in via Montecristo e le fiamme hanno anche raggiunto una palazzina, possiamo vedere anche quello che è successo, ovvero un condizionatore è stato dalle fiamme, anche il citofono.